L'Arezzo ha vinto e, come sempre, io sono molto sincero, non sono convinto della prestazione della squadra. Non lo so, manca qualcosa, forse bisognerebbe chiedere al tecnico, all'addetto ai lavori. No, io non sono un tecnico, Presidente. sono il presidente, quindi vuol dire che sono il proprietario che comando io, ma non che io faccio quel Ma secondo mestiere. lei che gli manca Non lo so, non sta a sostanzialmente? me dirlo, è inutile seguitare, non sta a me dirlo. Io dico che qualcosa non gira come dovrebbe girare, poi se è il pallone o se sono le porte troppo larghe, non lo so, assolutamente no, nessuno è in pericolo, confermo la mia fiducia su tutto il management, soprattutto sul mister. Non condivido assolutamente le banderuole, cioè coloro che oggi la squadra vince, viva il mister, domani la squadra perde, ah, cacciatelo fuori. Questa è gente che secondo me capisce ben poco di calcio e si butta così tanto per attizzare le ceneri. Poi sono abituato che quando faccio in qualsiasi cosa una squadra, un team di lavoro, quando sono convinto, o la barca affonda insieme a me o non si cambia niente. Se dobbiamo affondare, affondiamo tutti. Primo io. Se dobbiamo vincere, vinciamo tutti. Se voi volete dirmi se c'è un arrivo di un direttore sportivo, vi dico chiaro e tondo che non c'è, non è in cantiere e non è nelle mie intenzioni. Comunque, io credo che uno più chiaro di me c'è, appunto, c'è il signor Lotito e basta. La squadra Arezzo Calcio è mia, quindi io comando. Io faccio e disfo come mi pare, Sì, ok? no, ma lei adesso. Poi che i tifosi a noi ci seguono, io sono contentissimo, mi scuso davanti a tutti per l'altra domenica che hanno preso l'acqua e che il Sansepolcro ha alzato anche il prezzo del biglietto. A parte il rispetto del tifoso, sia ben chiaro, l'Arezzo è del signor Mauro Ferretti. Io mi arrabbio un pochino quando si attizzano le ceneri. Allora mi arrabbio, perché significa gettare un po' di malumore su una squadra che è sana e che secondo me arriva all'obiettivo. Io quando leggo, ah perché il signor Mancini, ah perché si riparla di Bacis e si riparla di tante cose. Prima l'avete ammazzati, adesso li riportate in gloria.